In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, ringraziamo il Signore che ci vuole fare santi, vuole convertire il mondo, vuole fare tante cose buone in mezzo a noi. Ringraziamo il Signore che è morto per noi sulla croce e ci ha donato anche questi angeli che ci aiutano. In particolare oggi ricordiamo i tre arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele. Dobbiamo ringraziare il Signore perché ci dona i santi angeli. Ognuno di noi ha un angelo custode e poi abbiamo l'aiuto anche di tutti gli altri angeli, arcangeli. Ci sono tanti angeli, sapete che in paradiso ci sono cosiddetti 9 cori angelici. Ebbene, ringraziamo il Signore che ci dà questi angeli che ci aiutano. Chissà quante volte ci hanno aiutato e noi non ce ne siamo accorti. Signore ci ha donato questi spiriti in maniera particolare, gli angeli custodi, per aiutarci più direttamente. Sapete anche voi la preghiera, no? Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me. Ecco, con questa preghiera possiamo capire proprio l'importanza degli angeli per la nostra vita. Ci illuminano, ci custodiscono e ci, appunto, guidano sulla via buona. Dobbiamo avere una grande devozione per gli angeli. Il Signore ci vuole mettere nel cuore una grande devozione agli angeli. Preghiamoli spesso gli angeli, l'angelo custode in maniera particolare. E poi oggi il Signore ci mette davanti agli occhi dell'anima anche questi tre arcangeli. Arcangeli significa primi angeli. Dobbiamo avere una particolare devozione per gli arcangeli e in particolare per San Michele Arcangelo, che ci aiuta a sconfiggere le tentazioni del demonio, che ci aiuta a combattere e a trionfare su Satana. E vedete che in una delle letture che si potevano fare oggi si parlava, noi abbiamo fatto l'altra, in una lettura appunto che si poteva fare si parla del combattimento tra San Michele e il drago, cioè Satana, e si dice: il drago combatteva insieme coi suoi angeli ma non prevalse, non vi fu più posto per loro in cielo. San Michele Arcangelo ci aiuta a trionfare su Satana. Satana è già stato sconfitto, come noi sappiamo, ma deve essere sconfitto poi nella vita di ciascuno di noi, perché il demonio ancora ci tenta, cari fratelli. Gli angeli ci aiutano a trionfare sul diavolo. Gli angeli, vedete, proprio perché ci aiutano a combattere e a vincere sul diavolo, ci aiutano a seguire Cristo sulla via della croce. Gli angeli ci guidano sulla via della santità, invece il demonio vuole farci deviare da questa strada, cari fratelli. Gli angeli ci portano a ricevere la comunione in stato di grazia, gli angeli ci spingono a confessarci, gli angeli ci spingono a pregare. Tante volte, vedete, noi non abbiamo familiarità con gli angeli perché preghiamo poco e perché preghiamo poco gli angeli. Ci sono stati dei santi di cui si raccontano cose straordinarie riguardo al loro rapporto con gli angeli. Per esempio, c'era una santa
che è vissuta nei primi anni del 1900 in Italia, Santa Gemma Galgani, la quale aveva una devozione, un rapporto particolare con l'angelo custode. Questo angelo le diceva tante cose, le appariva, e addirittura lei, quando doveva mandare al padre spirituale le lettere per chiedere consigli, per spiegare come andava la sua vita, ebbene, che succedeva? Lei non le spediva con la posta, le spediva con una posta più rapida, cioè le metteva in un posto e l'angelo custode la prendeva e la portava al, come si chiama, proprio al padre spirituale. Si racconta che una volta lei era ospitata presso una famiglia, allora il padre di questa famiglia, non credendo che l'angelo veramente portasse le lettere di questa santa al padre spirituale, la prese una lettera e la mise nella cassaforte, la chiuse e disse: adesso voglio vedere bene quello che succede. Ebbene, l'angelo andò a prendere ugualmente quella lettera, la portò ugualmente al padre spirituale. Quando aprirono la cassaforte non c'era più niente, vedete, e il padre spirituale l'aveva ricevuta. Per dire come, cari fratelli, gli angeli ci sono veramente, dobbiamo appunto pregarli che ci aiutino intensamente, cari fratelli, pregate gli angeli, pregateli, perché vedete, gli angeli sono intorno a noi, ma se noi camminiamo per la nostra strada, non preghiamo, eccetera, eccetera, è evidente che quegli angeli li teniamo in certo modo inattivi e noi camminiamo poi sulla strada del male. Invece, più camminiamo sulla via buona, più gli angeli anche si manifestano nella nostra vita. Sapete che San Francesco d'Assisi era molto devoto di San Michele Arcangelo. Ebbene, lui ha ricevuto proprio le stimmate nel Monte della Verna mentre faceva una quaresima in onore di San Michele Arcangelo. Quindi, vedete, gli angeli ci ottengono anche a volte delle grazie straordinarie. E voglio sottolineare in conclusione proprio questo, gli angeli ci aiutano a seguire Cristo, ci aiutano a pregare. Quindi ascoltiamo gli angeli, ascoltiamoli, preghiamo, ascoltiamo gli angeli, meditiamo la passione. Gli angeli ci invitano a guardare a Gesù crocifisso. Ascoltiamo gli angeli, leggiamo la parola di Dio. Ascoltiamo gli angeli, confessiamoci. Gli angeli ci spingono a confessarci frequentemente. Gli angeli ci invitano a ricevere anche frequentemente l'Eucarestia. In un canto noi diciamo che l'Eucarestia è il pane degli angeli, no? Pane degli angeli. Ebbene, gli angeli ci spingono a ricevere spesso l'Eucarestia, a ricevere spesso Gesù, a fare che la vita divina viva in noi. Più la vita divina vive in noi, cari fratelli, più tutte queste cose della fede divengono per noi reali, divengono per noi cose di esperienza. Ecco, allora ringraziamo il Signore che ci ha dato gli angeli e impegniamoci da oggi in poi veramente a seguire il Signore sulla via sulla quale gli angeli ci guidano, sulla via della santità. E in questa messa invochiamo lo Spirito Santo perché ci renda sempre più devoti degli angeli e ci faccia sempre meglio seguire la parola del Vangelo e ci aiuti ad avere una fede sempre più forte e a combattere sempre più vittoriosamente contro Satana. Concludiamo dicendo una preghiera alla Madonna e poi ne diremo anche una a San Michele Arcangelo perché dal cielo intercedano potentemente per noi. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.